Corre l'anno 2010, Sony pubblica Modern Nation Racers, un videogioco di kart per PS3 e PSP. La versione portatile viene lavorata dai ragazzi di San Diego Studios, coloro che lavorano a MLB The Show, il famoso videogioco di baseball che esce con cadenza annuale. La versione PS3 invece è affidata a United Front Games, studio canadese che negli anni ha lavorato a molti prodotti conosciuti, tuttavia ha chiuso i battenti nel 2016 senza mai specificare il perché, e il sequel del videogioco che vedremo oggi è stato cancellato. Voglio essere onesto, l'ho scoperta in rete questa cosa e ci sono rimasto parecchio male. Per questa motivazione ho deciso di dedicare una retrospettiva al videogioco di United Front Games che mi è piaciuto di più, Sleeping Dogs. In origine Sleeping Dogs doveva essere il terzo capitolo di una serie che non ho mai toccato, True Crime, ma il secondo episodio della serie fu giudicato un flop da Activision e quindi True Crime Hong Kong, questo il nome originale di Sleeping Dogs, viene annullato definitivamente nel 2011. Activision voleva concentrare le sue forze nei videogiochi online, che giustamente in quel periodo avevano un rendimento molto più elevato, come biasimarli. Peccato, perché United Front Games aveva per le mani un lavoro che poteva essere importante per lo studio, un free roam come GTA, soprattutto in un periodo in cui il pubblico era affamato di giochi di quel tipo, visto l'annuncio del quinto capitolo della saga di Rockstar. Insomma, allo studio furono sbattute le porte in faccia, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Nel 2011 arriva l'amata Square Enix a salvare tutto, dichiarando l'acquisizione dei diritti del gioco e si mette al lavoro, assieme a United Front Games, per dare alla luce True Crime Hong Kong, che verrà però rinominato in Sleeping Dogs. In questo periodo il pubblico sta però attendendo un altro videogioco, GTA V. Potrebbe essere una scelta controproducente pubblicarlo, perché potrebbe essere un buco nell'acqua. Per fortuna non è stato così. In 10 anni dalla pubblicazione, il nuovo progetto di Square, United Front Games, piazzerà quasi 2 milioni di copie. È così che nell'agosto 2012 vede la luce Sleeping Dogs su PC, PS3 e Xbox 360. Bentornati allo Zocroma, ragazzi, e oggi andremo a ricordare che cosa è stato Sleeping Dogs. Ma prima di parlare nello specifico di questo videogioco che ho amato, vi ricordo che in descrizione trovate il link di Instant Gaming per acquistare giochi, abbonamenti o card a prezzi scontati. Inoltre vi rinnovo l'invito al giveaway che vi consente di vincere un videogioco a scelta o una card del vostro store preferito. Detto questo, direi di iniziare. La storia di Sleeping Dogs inizia con uno scambio di merci illegali interrotto dalla polizia. Di lì a poco c'è un inseguimento e il nostro protagonista, nonostante abbia le abilità necessarie per superare diverse guardie, viene comunque preso. Il suo nome è Wei Shen. Si scopre essere un poliziotto e che l'inseguimento di prima era tutto studiato a tavolino. Cresciuto ad Hong Kong nella criminalità, va in America per cambiare aria, ma va male. Molto male. Porta sulla schiena tantissimi rimpianti, il suo passato è veramente molto doloroso. Per questa motivazione torna in città e come poliziotto viene chiamato ad infiltrarsi nella San Onyi, la mafia cinese più potente, una triade che basa il suo comando su delle figure chiamate i Pali Rossi. In poche parole, i capi delle bande della San Onyi. Wei finisce a lavorare quindi per Winston, uno dei Pali Rossi che si fida pienamente di lui da subito. Dopo un'iniziazione a sorpresa, lavora per la triade quindi. Le abilità di guida, combattive e soprattutto con le armi da parte di Wei lo fa piano piano scalare la classifica, tutti i ranghi, arriva quasi ad essere un pari di Winston. In questa storia però l'obiettivo di Wei non è quello di diventare un criminale, ma recuperare la fiducia di quelle vecchie persone con cui ha cresciuto, cercare di superare un dramma del passato e portare a termine la missione della polizia, facendo arrestare tutti quanti. Per quanto riguarda il gameplay, Sleeping Dogs si presenta come un classico free roam. Lo so, ho detto tutto e niente praticamente, l'ho descritto come un GTA, ma la verità è che le uniche cose che hanno in comune sono il fatto che puoi rubare le auto, la criminalità e il fatto di essere un open world. Alla fine è molto diverso su tanti aspetti. Nella maggior parte della storia si combatte a mani nude o comunque con le armi bianche ed il combat system è molto, ma veramente molto simile al free flow di Batman Arkham. È quasi un ibrido tra i due giochi, se vogliamo. I nemici, anziché avere i simbolini sulla testa, sono contornati di rosso quando attaccano ed è lì che capisci di poter premere il tasto triangolo o Y per contrattaccare ed infliggere più danni. Le combo poi sono divertentissime, il feedback dei colpi quando tiri le cartelle ai nemici è troppo soddisfacente. C'è inoltre un sistema di progressione per far salire le combo di livello ed accedere ad altre
molto più potenti, che è veramente appagante. Così come le abilità che si sbloccano facendo salire il livello di rispetto, il rango triade e quello poliziotto, la suddivisione che c'è nel sistema di progressione mi ha sempre affascinato, perché figo, tu non puoi trascurare la parte da poliziotto per poter mandare avanti solo quella triade di Shen. In realtà puoi farlo, però potresti trovarti in difficoltà. Tornando al combat system, comunque ho sempre trovato adrenalinico il combattimento ambientale, ma anche molto violento. Praticamente Sleeping Dogs è uno di quegli amici che tuo padre non vorrebbe mai in casa sua perché fa parte di quel gruppetto un po' criminalotto. Anche l'utilizzo delle armi corpo a corpo risulta efficace, oltre che bello. Per quanto riguarda lo shooting, invece, e il combattimento a distanza in generale, in realtà Sleeping Dogs non eccelle, ma diverte anche qui. Saltare un ostacolo e sparare mi gasa sempre un botto, soprattutto grazie al rallenty, anche negli inseguimenti in auto, tra l'altro è tutto volutamente esagerato, con il rallenty, ripeto, di nuovo, e le esplosioni di 3x2 che fanno altro che aumentare la spettacolarizzazione del tutto. C'è una sospensione dell'incredulità che accetto volentieri. Una cosa che mi fa impazzire di Sleeping Dogs è Hong Kong, ragazzi, non solo per la conduzione artistica, ma proprio per il level design, elemento per il quale la stampa lo ha sempre elogiato. Gli inseguimenti a piedi, ma anche la verticalità della mappa non era per niente male ai tempi, il parkour o comunque il modo di muoversi di Wei Shen spiccava proprio per la costruzione della mappa stessa. Non vorrei ripetermi con la terminologia, ma lo farò comunque, il parkour per me è appagante e spettacolare, ragazzi, quando devi seguire qualcuno per accopparlo sembra di guardare un film di Jackie Chan. Ultima cosa che voglio toccare in questo capitolo di questa retrospettiva è assolutamente la guida. Non me la ricordavo così bella, di solito i giochi free roam che lo consentono non hanno sempre una guida semplice e precisa, certo dipende anche molto dall'automobile che si utilizza, per carità, ma giochi più recenti, mi viene in mente Watch Dogs Legion, che non mi è dispiaciuto, vi dico la verità, tuttavia non hanno una guida così comfort o di ottima fattura, anzi, in Watch Dogs Legion meno guidavo e meglio stavo. Sleeping Dogs, se non si è capito, è un gioco che apprezzo molto. L'ho ricomprato su PC perché avevo bei ricordi, ma anche per qualche moddina, non vi nascondo che mi ha divertito un botto, come non vi nascondo che avevo un po' di paura nello scoprire di ricordarlo male. Per fortuna, così non è stato. L'open world e l'attività di Hong Kong sono veramente tante e tutte diverse fra loro. Per certi versi Sleeping Dogs ricorda un po' Yakuza, puoi girare liberamente per la città e non sai mai cosa può accaderti, soprattutto quando attivi i favori. I favori sono delle secondarie che si avviano dopo aver parlato con qualcuno ed aumentano il rispetto. Ah sì, c'è anche il karaoke. Bacamità spottata, giornata migliorata, direbbe un mio amico. In una di queste una donna può far finta di aver bisogno di aiuto, salvo poi venir derubati dal suo ragazzo che dovremmo rincorrere per la città e massacrarlo di botte. Ci sono anche le gare clandestine, le sfide di lotta, ad esempio uccidi 30 nemici senza prendere un colpo. Le attività da poliziotto che aumentano il rango da poliziotto, le missioni per chiudere le piazze di spaccio. Hong Kong è densa, ragazzi, ed anche molto. Ma non solo di level design, proprio di attività. In giro per la città si possono trovare bancarelle in cui cambiare i vestiti, che tra l'altro se ci vestiamo tramite una combinazione specifica si ricevono alcuni bonus, donne che ti offrono diversi servizi, stand pubblicitari che vendono lattine energetiche o pasti, ognuno di essi inoltre dà dei bonus specifici. Oltre a tutte queste cose fantastiche, la città nasconde anche diversi segreti come le cassette con il denaro dentro, gli altari spirituali presso cui pregando è possibile aumentare permanentemente la barra della salute, ma anche collezionabili come statue di Giada, anche se a dire il vero molte di esse si trovano facilmente nelle missioni storia, che comunque permettono di sbloccare nuove combo. Ultima attività, ma non meno importante da citare, sono le romance. Chiamando le ragazze che si conoscono al telefono è possibile uscire e coltivare rapporti con tutte loro. Io ragazzi mi sento di consigliare a tempo perso, magari quando vi date ai recuperi, questo videogioco divertente. Purtroppo è stato molto sottovalutato, eppure con meno di 5€ sia su Instant Gaming che su altre piattaforme, quando è in sconto vi portate a casa una vecchia perla che, lasciatemelo dire, non è invecchiata male per niente, grazie alla vostra importantissima visualizzazione.